Nuova edizione del nostro TG targato Star Casino Sport, ben ritrovati. Domenica il match tra il Napoli ed i rossoneri. Sembra che Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli vogliano esserci nella trasferta al Diego Armando Maradona. Le sensazioni a Milanello sembrano essere positive, i due infatti potrebbero dunque strappare una convocazione per il delicatissimo match scudetto. Andiamo allora a vedere la nostra prima statistica, quella appunto riguardante il match tra Napoli e Milan. Come finirà il match? La probabilità che sarà il Napoli a vincere è del 45%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è del 30%, mentre la probabilità che sia il Milan a vincere è del 25%. Star Casino Sport ci propone anche un'altra statistica: verranno segnati dei gol da entrambe le squadre? La probabilità che questo accada è del 55%, mentre la probabilità che questo non accada è del 45%. Passiamo allora all'Inter, che deve sconfiggere il mal di gol. Nonostante sia il miglior attacco del campionato, la squadra di Simone Inzaghi vive un momento di assoluto appannamento dal punto di vista offensivo. Da diverse settimane e contro la Salernitana potrebbe essere il momento giusto per tornare alla rete per ottenere una vittoria mancata per tutto il mese di febbraio. Andiamo allora a vedere la nostra terza statistica, quella appunto riguardante il match tra Inter e Salernitana. Quale sarà il risultato esatto? La probabilità che la partita finisca 1-0 è dell'11%, mentre la probabilità che la partita finisca 2-0 è del 16%. Passiamo allora alla Juventus, perché dopo la felice conclusione dell'andata delle semifinali di Coppa Italia, appunto la Juve vuole proseguire il suo momento positivo anche in campionato, affrontando la squadra di Thiago Motta. Partita tutt'altro che scontata, perché lo Spezia propone un gioco in realtà difficile da fronteggiare, che potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia di Allegri. Andiamo allora a vedere la nostra quarta statistica, quella appunto riguardante il match tra Juventus e Spezia. Come finirà il match? La probabilità che la partita finisca con la vittoria della Juventus è dell'80%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è del 15%, mentre la probabilità che saranno gli ospiti a vincere è del 55%. Dopo il ritorno al successo dell'ultimo turno di campionato ottenuto allo scadere contro lo Spezia, esame Atalanta per la Roma di José Mourinho. Nella gara d'andata i giallorossi riuscirono a strappare una vittoria importante a Bergamo e l'obiettivo è quello di ripetere l'impresa anche nel match di ritorno. Andiamo allora a vedere la nostra ultima statistica, quella appunto riguardante il match tra Atalanta e Roma. Quale sarà il risultato esatto? La probabilità che la partita finisca 1-1 è del 15%, mentre la probabilità che la partita finisca 2-1 è dell'11%. Questa era anche la nostra ultima statistica, ci vediamo in una nuova edizione del nostro TG targato Star Casino Sport.